Filetto fortunatamente non ha avuto danni ingenti dal terremoto, ma la solitudine in questo piccolo paese immerso nella vegetazione e circondato da montagne si sente. I residenti a volte si sentono soli e abbandonati, allora hanno sottoposto al sindaco Cialente alcune questioni, ad esempio quella dei fili elettrici che impediscono l'atterraggio dell'elisoccorso e poi la questione MAP. Nei MAP di Filetto vivono soltanto 7 famiglie, alcune hanno case a Filetto, una signora arriva da Paganica, ma ci sono anche alcuni di San Gregorio, 16 persone in totale. Qui la manutenzione del verde, ad esempio, è cura esclusiva dei residenti che comunque non si lamentano, anche se non dovrebbe essere così, ma c'è un grande problema con le fogne, che evidentemente si atturano e la cui puzza nauseante riaffiora nelle abitazioni della gente tramite i bagni. I residenti hanno chiesto allora al sindaco un interessamento, lui ha promesso che lo farà. Dinanzi ai MAP anche una costruzione per raccogliere le acque, in molti non hanno ancora capito bene a cosa serva.